Allora, buongiorno a tutti. Penso di chiudere questa carrellata che è stata fatta oggi, quindi dopo ci sarà l'introduzione ai vari laboratori. Vi presento l'ultimo, per ordine temporale, dei laboratori che appartengono alla SISSA, di cui io faccio parte, insieme ad altri colleghi come Raffaella Rumiati, Giosuè Baggio e Jacques Meller. Il laboratorio con cui lavoro è la Human Cognitive Neuroscience Laboratory. E si occupa di studiare la relazione tra il comportamento e il cervello in uno degli animali che forse più complessi e di cui siamo più curiosi, che è l'uomo. I soggetti spaziano da varie fasce di età, quindi abbiamo bambini, giovani e anziani, quindi domande di ricerca non soltanto su una categoria, su una fascia di età, e individui che sono sani o affetti da malattie di tipo neurologico o psichiatrico. Quello che vi presenterò nei prossimi minuti sono gli strumenti che utilizziamo per indagare le aree cerebrali che sottendono determinate funzioni cognitive e determinati comportamenti. Sono non invasive, quindi non sono pericolose per l'uomo, e le vedrete nei laboratori nel prossimo momento. Una di queste tecniche viene chiamata simulazione magnetica transcranica o TMS e è rappresentata da questa apparecchiatura che vedrete nel laboratorio con un coil finale che viene appoggiato alla testa e si basa sulla generazione di un campo magnetico a seguito di corrente elettrica che circola nella bobina. Questo campo magnetico che viene avvicinando il coil alla testa interferisce in qualche modo con l'attività cerebrale delle aree che sono sottostanti il coil. Quindi l'idea è quella di osservare la prestazione a un comportamento, a un qualsiasi tipo di compito, quando l'area che io penso sia deputata a quel compito viene in qualche modo disturbata o inibita o eccitata. Un esempio pratico è quello dei potenziali evocati motori, per cui la TMS, la stimolazione dell'area motoria principale, genera anche dei potenziali evocati, quindi attività elettrica registrabile a livello periferico e quindi nei muscoli periferici, nelle mani, eccetera. Questo può essere utilizzata l'informazione dell'attività elettrica dei muscoli per vedere quanto, ad esempio, l'area motoria ha un effetto o influisce su compiti di linguaggio che implicano, ad esempio, parole quali correre, saltare, eccetera, che quindi rappresentano un'azione motoria. Un altro strumento che però non è presente qua alla SISSA, perché ci basiamo sull'ospedale di Udine dove è collocata la risonanza magnetica, è appunto questa enorme ciambella, che è uno scanner di risonanza magnetica, il quale ci permette tramite l'acquisizione di una serie di immagini di monitorare il consumo di ossigeno e di zucchero della persona, dell'individuo e del cervello quando compie una determinata azione nel corso del tempo. Quindi quello di valutare le funzioni cognitive, durante determinate funzioni cognitive, quali sono le aree che sono in particolare attive. I compiti che si possono fare in risonanza magnetica dipende un po' dalla fantasia del ricercatore, ovviamente, e le domande di ricerca possono essere più diverse. Ma possono essere ovviamente di rilevanza anche in quello che è l'attualità. Ad esempio, vi mostro uno studio che è stato fatto da Passingham nel 2004, in cui veniva chiesto a dei soggetti di osservare immagini di persone di un'etnia diversa, quindi persone bianche che vedevano persone di colore di carnagione diversa, di carnagione scura o nera. E quello che si è osservato è che immediatamente la risposta del cervello coinvolge un'area che viene chiamata l'amigdala, la quale classifica in qualche modo il fatto che l'altra persona è di un'etnia diversa come un evento emotivamente saliente e importante. Qualche volta può essere anche percepito come pericoloso. Quello che poi avviene però immediatamente dopo nel tempo è l'attivarsi di aree che appartengono a funzioni di controllo e di decisione semantica, eccetera, che
dovrebbero, o comunque hanno la funzione probabilmente di regolare o di caratterizzare meglio lo stimolo che è di fronte. In questo caso la persona di un altro colore non è necessariamente pericolosa. L'ultimo esempio che vi mostro, che anche osserverete in laboratorio in SISA, è l'elettroencefalografia. Si tratta di una tecnica che, a differenza della TMS, misura l'attività elettrica che è sottesa, che viene prodotta dalle aree cerebrali che sono sotto lo scalpo. Come vedete, viene utilizzato una calotta con diversi elettrodi, i quali registrano l'attività elettrica che viene prodotta immediatamente nell'area immediatamente sottostante. Questa tecnica ha una risoluzione temporale molto precisa, a differenza della risonanza magnetica, che è più che altro spaziale, e permette di dire con precisione di millisecondi quando un determinato evento sta avvenendo. In questo esempio, giusto per darvi un'idea dell'applicabilità, viene misurata l'attività elettrica in condizioni, in due condizioni diverse, in cui in un caso bisogna produrre un movimento e il movimento è preceduto da un'immagine emotivamente forte oppure no. Quello che si nota è che il grafico rosso ha un'attivazione che indica la preparazione motoria all'azione, si attiva molto più precocemente nel caso in cui il movimento sia preceduto da un'immagine a contenuto emotivo forte. Questi sono alcuni esempi, penso che i colleghi in laboratorio vi faranno vedere in pratica che cosa succede, non credo potrete provare nulla, io concluso e grazie per l'attenzione.